Cerimonia di inaugurazione ufficiale di Lucca Classical Music Festival, la rassegna musicale che fino a domenica animerà il centro storico lucchese. La manifestazione, alla sua seconda edizione, è frutto della collaborazione tra Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio e trasformerà di nuovo la città in un grande palcoscenico all'aperto, portando la musica anche fuori dai luoghi che istituzionalmente la ospitano. Sì, questa è una delle caratteristiche di Lucca Classica, proprio perché uno degli obiettivi è proprio quello di portare la musica anche fuori dai luoghi che solitamente la ospitano, perché certi capolavori di pensiero, di ingegno, di sensibilità umana possano essere conosciuti, incontrati veramente da tutti. L'augurio degli organizzatori è quello di bissare il successo della scorsa edizione, grazie al ricco programma che prevede circa 54 appuntamenti, tra concerti e conversazioni con personaggi della musica e non solo. L'augurio è quello di proseguire e che sia e continui a essere la festa dell'anno scorso, la festa di questa città, delle persone che la vivono, che vivono Lucca Classica, in cui la musica è veramente uno strumento di aggregazione, di condivisione, di interazione. Il festival si chiuderà con un appuntamento speciale, pensato come un omaggio a Giacomo Puccini e alla sua musica. Verrà infatti insignita del premio Lucca Classica Music Festival 2016 la soprano Raina Kabaivanska, leggenda mondiale della lirica.